come direi la gestione della produzione sulla Sammartino, le due caldaie, una 6 mega produce e l'altra produce 2 mega. Quali sono i vantaggi e che cosa comporta per l'azienda una organizzazione, una riorganizzazione di questo genere? Beh, i vantaggi sono essenzialmente di due tipi. Il primo di aver riunito sotto un'unica sede diciamo tutte le operazioni che venivano fatte da Primiero Energia sugli impianti di grande derivazione e da CSM sulle centraline, sulle centrali, sugli impianti di piccola derivazione e anche di ecotermica per quanto riguarda il teleriscaldamento. È ovvio che avere un'unica sede significa avere comunque diciamo maggiore professionalità, maggiore visione. Questo centro oltretutto è tecnologicamente molto avanzato, sono predisposte telecamere diciamo ovunque su tutti i punti nevralgici e strategici. Oltretutto a livello di sicurezza è un posto diciamo facilmente accessibile in centro paese e quindi ha vantaggi anche di carattere strategico nel caso di problematiche particolari come piene e cose di questo genere. Dopo molti anni si svuotano le centrali, quindi? Pian pianino si svuotano le centrali, sì. C'è un piccolo aspetto anche di razionalizzazione ovviamente a livello di personale. Ci sarà una qualche riduzione di organico nel giro dei 2 o 3 anni a venire, però mantenendo sicuramente un altissimo livello qualitativo e professionale e anche sicuramente per quanto riguarda la sicurezza.